Pianeti che orbitano attorno ad altre stelle. Non sapevamo della loro esistenza fino a pochi anni fa. Ora ne abbiamo contati più di quanti siano i pianeti del Sistema Solare. Questi mondi sono più strani di quanto si possa immaginare e i loro sistemi planetari possono essere più violenti di quello che credevamo. Il ritmo delle scoperte sta aumentando, stimolato dalla prospettiva che alcuni di questi pianeti alieni possano ospitare la vita. Sin dalla prima volta che gli esseri umani hanno guardato il cielo notturno, si sono chiesti: siamo soli? Chi è o cosa c'è là fuori? Su quali pianeti o lune potrebbero vivere? Per millenni queste domande hanno affascinato sognatori e filosofi. Rispondervi oggi rappresenta uno dei compiti degli astronomi che hanno appena iniziato a scoprire mondi nuovi, pianeti alieni intorno a stelle lontane, i cosiddetti pianeti extrasolari. Trovarli è stata una delle grandi sfide dell'astronomia. Possiamo vedere i pianeti del nostro sistema solare con un telescopio, ma un pianeta in orbita intorno a una stella distante sarebbe troppo piccolo, troppo debole per essere visto con un telescopio normale. Un mondo alieno diventa invisibile nel bagliore della stella attorno alla quale orbita, quindi i cacciatori di pianeti devono studiare quello che vedono, le stelle, e devono cercare il debole indizio di un pianeta invisibile. All'osservatorio LIC vicino a San José, California, la ricerca di pianeti extrasolari è ora molto attiva. Per l'astronomo Debra Fisher, la ricerca di pianeti è una passione. Amo il telescopio, amo l'odore della cupola, l'odore dei circuiti elettronici. Amo il suono dei motori in movimento e il loro ronzio. Amo vedere i computer che lavorano. È tutto magico e per me non ha mai perso fascino. Fisher analizzerà un certo numero di stelle, osservandole più volte nel corso degli anni, per cercare minuscole variazioni di luminosità che proverebbero la presenza di un compagno, un pianeta. Lei cerca ogni notte di far rendere al massimo la propria squadra, mentre si lotta contro il tempo prima che arrivi l'alba. Con questa esposizione. In una notte perfetta punterà il suo telescopio verso 100 stelle. La stella sarà Tau Ceti. Tau Ceti? Sì. È una specie di sensazione di potenza sapere che sto dirigendo il telescopio, puntando il telescopio su un particolare punto per imparare qualcosa, come se spiassi quella stella per rubarne i segreti. Quando vede la velocità di una stella cambiare con un ritmo regolare, sa che c'è un pianeta in orbita intorno alla stella. Così come due pattinatori artistici ruotano uno attorno all'altro, un pianeta e la sua stella sono in orbita reciproca. La gravità funziona in entrambe le direzioni, quindi anche un piccolo oggetto come un pianeta provoca un'oscillazione in un oggetto molto più grande come una stella. Tale oscillazione, in una stella distante, è la prova indiretta della presenza di un pianeta. Ma come si vede l'oscillazione di una stella? Come la frequenza di un suono aumenta quando la sua sorgente si avvicina? E diminuisce quando la sorgente si allontana, se una stella oscilla, la sua luce cambia di colore. Per anni Fisher e i suoi collaboratori hanno osservato una stella chiamata Gliese 876. In questa esposizione. Il colore della stella è cambiato. Fisher spera che questo cambiamento sia dovuto a un pianeta, ma non è ancora convinta. Fisher non è l'unica scienziata che cerca questo ritmico moto delle stelle. Nel 94 un altro gruppo stava cercando nella costellazione di Pegaso. Mai nessuno aveva trovato un pianeta intorno a una stella distante.
L'astronomo Didier Queloz pensò di vedere una stella che oscillava a causa di un pianeta. Se Queloz si fosse sbagliato, la sua credibilità e la sua giovane carriera sarebbero state distrutte. Compresi che era estremamente rischioso. Se i dati fossero risultati sbagliati e fosse stato tutto un errore, sarebbe stato molto negativo per me. Le difficoltà tecniche erano un motivo sufficiente per dover prestare molta attenzione. La Terra si sposta velocemente nello spazio, ma le stelle si muovono lentamente. È come essere su un razzo e tentare di registrare la velocità di una formica sulla Terra. Queloz dovette interpretare il significato delle sue osservazioni e convincere se stesso che non stava vedendo macchie solari sulla sua stella, 51 Pegasi, bensì oscillazioni della stella. Si assicurò che la stella non stava semplicemente vibrando come gelatina, ma si muoveva avanti e indietro. Alla fine, Queloz capì che cosa 51 Pegasi non era. Ora doveva fare il gran passo e dire quello che era. La stella di Didier Queloz stava oscillando. Dopo uno studio accurato, soltanto una spiegazione aveva senso. Un pianeta che non si poteva vedere provocava gli spostamenti di 51 Pegasi. Queloz aveva scoperto il primo pianeta in orbita intorno a una brillante stella distante. Gli altri erano scettici. Quando annunciammo 51 Pegasi, forse soltanto il 10% delle persone credeva che avevamo trovato un pianeta. Gli scienziati non pensavano che potesse esistere un mondo così. Era un pianeta con una massa 140 volte superiore a quella della Terra e non avrebbe dovuto orbitare così vicino alla sua stella, secondo le teorie planetarie. Il mondo di Queloz è un luogo improbabile per la vita. Orbita intorno a 51 Pegasi in soli 4 giorni. La temperatura è di 815 gradi, così alta che il nichel evapora, aggiungendo probabilmente un bagliore azzurro alla sua terribile atmosfera. Dopo la scoperta di Queloz, altri cacciatori di pianeti si resero conto di essere sulla strada giusta. Debra Fischer e i suoi collaboratori erano più che mai ansiosi di trovare il loro mondo. Se la stella centrale oscilla veramente a causa di un pianeta, Fischer avrebbe dovuto essere in grado di predire il successivo movimento della stella. Cominciò con le velocità della stella che aveva misurato. Usò poi queste misure per fare le sue previsioni sul moto della stella. Osservando la stella per più notti, vide come ognuna delle sue previsioni si avverava. Debra Fischer aveva trovato il suo primo pianeta. Era un'incredibile sensazione quella di fare una previsione e vedere che la stella obbediva ai miei comandi. Il pianeta di Fischer è una palla di gas di massa pari a quasi 700 volte quella della Terra e gira su un'orbita strana che lo porta tanto vicino alla stella da rischiare di bruciare e poi tanto distante da congelare. Questi pianeti quasi certamente hanno delle lune intorno a loro. Su quelle lune potrebbero esserci dei luoghi che noi considereremmo, diciamo, luoghi molto ospitali per la formazione della vita. L'idea di vita aliena su mondi alieni, tempo fa, era improponibile. Nel 1600, a Campo dei Fiori, a Roma, fu allestita una pira per mettere a rogo un eretico. Il suo nome era Giordano Bruno. Ex monaco, diventato filosofo, Bruno visse solo alcuni anni prima che fosse inventato il telescopio. Bruno era convinto che ogni stella avesse propri pianeti e ogni pianeta abbondasse di vita. Didier Queloz avrebbe rischiato solo la sua carriera se si fosse sbagliato, ma Bruno, che avesse ragione o meno, si giocò la vita. Imprigionato per 8 anni dall'Inquisizione, gli era stato chiesto di rinnegare le sue idee. Al giorno d'oggi non gli avrebbero fatto questa proposta. Altri mondi, un'idea che disturba, un'idea che deve essere soppressa. Non era forse la Terra una creazione unica? Ognuno dei mondi di Bruno avrebbe avuto un suo Gesù? Se le idee di Bruno avessero preso piede, tutto il cattolicesimo avrebbe potuto cadere a pezzi. I suoi scritti furono dichiarati erronei, i suoi volumi bruciati e messi all'indice dei libri proibiti.
ma Bruno rimase della sua idea. La maggior parte dei criminali venivano prima strangolati e poi bruciati, ma le eresie di Bruno erano così pericolose che fu condannato a morire nelle fiamme. Bruno non poteva fare nulla per salvare la propria vita. Rinunciò persino all'opportunità finale per salvare la sua anima. L'uomo che aveva osato dire che la Terra non era l'unico mondo creato da Dio, ora pagava il terribile prezzo delle sue convinzioni. Bruno era consapevole delle stranezze del cielo, le luci erranti che noi chiamiamo pianeti, ma non poteva immaginare che un giorno li avremmo visti chiaramente e avremmo mandato sonde per fare misure e persino per toccarli. Bruno indovinò che l'universo non comprende soltanto un mondo, il nostro, ma un'infinità di mondi. Ancora non sappiamo quanti pianeti esistono, ma scoprendone sempre di nuovi, non possiamo fare a meno di chiederci se ospitino la vita. Ma se la vedessimo, potremmo riconoscere la vita? Accensione Abbiamo del motore l'ok per principale. L'accensione del motore principale. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Decollo della sonda Galileo. Lanciata nel 1988, la sonda Galileo avrebbe cercato segni di vita. Nel 1990 la Galileo si avvicinò a un pianeta. Gli strumenti dell'astronave analizzarono la superficie. I ricercatori si stupirono. La Galileo aveva scoperto segni chimici interessanti. Anidride carbonica, metano, ossigeno. Furono captate onde radio provenienti dalla superficie del pianeta. Soltanto un'interpretazione aveva senso. Era stata scoperta la vita. Il rapporto della sonda Galileo di un mondo vivente entusiasmò gli scienziati. Il ritrovamento di creature aliene avrebbe cambiato la nostra prospettiva dell'universo, ma la Galileo non aveva fatto il più grande scoop della storia. Il pianeta che la Galileo stava esaminando era la Terra. Questa piccola sonda provò che almeno abbiamo la capacità di scoprire la vita su altri mondi. La Galileo lasciò poi la Terra dietro di sé per dirigersi verso Giove. Superata Io, la luna vulcanica di Giove, la Galileo si diresse verso un'altra luna, Europa. Europa affascina i cacciatori di pianeti come Debra Fischer, perché molti dei nuovi mondi che ha scoperto potrebbero avere lune simili. Stranamente, Europa ha le migliori prospettive per la vita nel nostro sistema solare, anche se la prima impressione è che Europa sembri troppo ostile per ospitare la vita. La sua temperatura superficiale è di 162 gradi sotto zero. La Galileo rivelò con nuovi dettagli un mondo congelato ricoperto da ghiaccio d'acqua, crepato dall'enorme attrazione gravitazionale di Giove. La superficie è spruzzata da acido solforico congelato. E allora, dove potrebbe esistere la vita?
Il ghiaccio di Europa potrebbe galleggiare su un enorme oceano di acqua allo stato liquido. Si spera che nel 2010 verrà lanciata la sonda Europa Orbiter per cercare prove della presenza di acqua allo stato liquido. Se confermata, l'acqua di Europa sarebbe il primo oceano extraterrestre mai scoperto. Se Europa ha un oceano, allora potrebbe averlo anche la Luna intorno al pianeta di Debra Fischer. Ma tutti questi oceani alieni sarebbero scuri e quasi congelati. Come potrebbero ospitare la vita? Il nostro pianeta offre una risposta. Si pensava che le profondità dell'oceano terrestre fossero un luogo inerte, senza vita, un deserto sottomarino. Ma negli anni 70 furono trovate oasi piuttosto bizzarre. Sbocchi idrotermali a quasi 2 chilometri di profondità ospitano dozzine di forme di vita che sopravvivono dove il sole non splende mai. La vita sulla Terra potrebbe anche essere nata qui, generata in getti idrotermali di acqua riscaldata dal centro del pianeta. I cacciatori di pianeti credono che sia probabile che vita simile a questa prosperi nelle scure acque dei mari extraterrestri. Se il fondo dell'oceano della Terra ci mostra come potrebbe sembrare la vita su mondi alieni, lo fanno anche altri ambienti estremi sul nostro pianeta. Nella Valle della Morte, in California, il suolo raggiunge temperature di 90 gradi. La superficie è sterile, ricoperta da sali tossici. Due scienziati qui stanno cercando forme di vita. Sa, noi guardiamo. Prenda questi ragazzi. Se qualcosa può sopravvivere qui, può essere un modello di ciò che dobbiamo cercare su mondi alieni, aspri e asciutti. E si può arrivare nel centro. Ken Nilsson è un ricercatore al Jet Propulsion Laboratory. Pamela Conrad è uno scienziato del gruppo di Nilsson. Quello è un orizzonte colorato? Sì, precisamente. Conrad e Nilsson avevano studiato che la vita è fragile e che richiede condizioni precise. Ma la loro esplorazione degli ambienti estremi della Terra li sta convincendo che la vita è molto più resistente di quanto abbiamo mai immaginato. Anche in questo inferno sulla Terra, se si va poco sotto la superficie, la vita ci mostrerà i suoi veri colori. Il deserto è tutto fuorché morto. Appena sotto la crosta c'è uno strato di alghe verdi. E al di sotto c'è uno strato di batteri rossi. Nel fondo della Valle della Morte c'è uno strato di batteri neri che mangiano lo zolfo. Questo è ciò che noi chiamiamo una comunità microbica stratificata e probabilmente è stata la principale forma di vita su questo pianeta nei primi 2 miliardi di anni della sua storia. 20 anni fa, se ci fosse stato detto che gli organismi vivono nel modo che ora conosciamo, non ci avremmo creduto. Questi sono organismi veramente estremi che cambiano il nostro modo di pensare su come cercare la vita nell'universo. Per i cercatori di pianeti come Debra Fischer, la scoperta di quanto sia resistente la vita sulla Terra è affascinante. I nuovi mondi che forse hanno scoperto potrebbero essere luoghi molto inospitali. Ma come possiamo trovare la vita su un altro mondo? Alcuni scienziati dicono che l'abbiamo già trovata in un piccolo pezzo di Marte. Il 28 giugno del 1911, una pietra di 9 chili si schiantò nell'Egitto settentrionale. Era un meteorite proveniente da Marte da cui si era staccato a causa dell'impatto di un asteroide. Alcuni ricercatori considerano le strutture rotonde visibili in questa immagine al microscopio batteri fossilizzati. Altri dicono che sono troppo piccole per essere state vive.
Ecco qui le tracce lasciate. Nilsson spera di trovare prove più definitive sulla presenza di vita su Marte. Si sta preparando per cercare i segni della vita nelle rocce della Terra. E sembra davvero che ci sia qualcosa lì sotto. Mm-hmm. Là. È un nuovo genere di sfida. Nessuno ti dà mai un pezzo di roccia terrestre e ti chiede: la Terra è viva? Ti danno una rana e ti chiedono: come funziona? Oppure ti danno del DNA e ti chiedono: qual è la sequenza? Ma nessuno ti dà mai una pietra e ti chiede: il pianeta è vivo? A Nilsson sarà data ben presto una roccia di Marte. Una specie di robot presto raccoglierà campioni di roccia su Marte e li riporterà sulla Terra. Avremo campioni di cui conosciamo esattamente la provenienza e raccolti personalmente da noi. Saranno campioni incontaminati, mai stati sulla superficie della Terra. La missione della NASA Mars Sample Return tra qualche anno farà atterrare un veicolo sul pianeta rosso. Il rover raccoglierà campioni di terreno, che si spera promettenti. I campioni verranno sigillati e inviati a una sonda in orbita intorno a Marte. Dopo 2 o 3 anni, scienziati come Nilsson e Conrad potranno esaminare dal vivo pietre di un mondo vicino accuratamente scelte. Potrebbe essere un piccolo campione a rispondere a una grande domanda. C'è mai stata vita su Marte? Tutti i cacciatori di pianeti non vedono l'ora di conoscere la risposta, perché se troviamo vita su Marte, la prospettiva di trovare vita su nuovi pianeti alieni diventerà ad un tratto più plausibile. Per poter cercare la vita su mondi alieni, dobbiamo prima imparare quello che la vita riesce a fare sul nostro pianeta. La resistenza della vita negli ambienti estremi della Terra ci sta dicendo che l'universo potrebbe ospitare molti più mondi abitabili di quanti abbiamo mai immaginato. Pensavamo che la vita dovesse essere coccolata, che richiedesse condizioni molto precise, ma ora sembra che la vita sia quasi impossibile da sconfiggere. È un cambiamento di prospettiva che avrebbe rallegrato Giordano Bruno. Più forte! La ricerca di vita aliena sta guadagnando importanza all'Università dell'Arizona. Andiamo, di nuovo! Sotto lo stadio di football americano si trova uno dei principali laboratori mondiali per la costruzione di specchi per telescopi. Dopo la lucidatura e la copertura con un rivestimento riflettente, questo pezzo di vetro verrà utilizzato in un telescopio non solo per la ricerca di mondi alieni, ma anche per analizzare di cosa sono composti e per cercare se vi siano segni chimici di vita. Roger Angel è il co-direttore del laboratorio. Questo è il più grande pezzo di vetro nel mondo, non solo il più grande specchio. Stiamo pensando come portarlo fino alla cima della montagna. Crediamo che quando lo porteremo fuori da Tucson sarà necessario chiudere l'autostrada I-10. Quello europeo è 8,2 metri. E allora i giapponesi hanno detto: il nostro sarà 8,3. In quel periodo dovevamo decidere per il nostro e quindi pensammo di farlo di 8,4, cioè il più grande. I collaboratori di Angel non temono di rovinare questo specchio, la cui superficie verrà lavorata con un errore massimo pari alla dimensione di 10 molecole. Potremo vedere cose con maggiore dettaglio di qualunque altro telescopio. Infatti pensiamo che otterremo una nitidezza 10 volte superiore a quella del telescopio spaziale Hubble, che è straordinaria.
Mentre lo specchio viene completato, l'osservatorio che lo utilizzerà è in costruzione a circa 160 km di distanza sul Monte Graham. L'edificio può sembrare normale, ma questo osservatorio punta a realizzare lo straordinario, la prima osservazione di composti chimici su mondi alieni. Forse il primo indizio di vita aliena. Sul ballatoio dove si trova il coperchio del forno dove viene fuso il vetro, Angel parla con un suo collega sul prossimo passo per il nuovo telescopio. Va bene, com'è lo stampo? Sta venendo molto bene. Sotto sono in corso i preparativi per la caratteristica più innovativa del grande specchio di Angel. Oh sì, sembra incredibile. Avrà un gemello identico. Si sta costruendo uno stampo per il secondo specchio. Presto sarà pronto per ricevere le materie prime. Bene, questo è il vetro che usiamo nel forno. E usiamo 16 tonnellate di pezzi come questo. Li mettiamo nel forno e si fondono insieme. È vetro speciale, incredibilmente puro. Quindi se controlliamo la limpidezza, è perfettamente limpido al suo interno ed è molto uniforme. Quindi si scioglie e si fonde perfettamente. Il telescopio a due occhi di Angel potrebbe essere il primo ad analizzare direttamente la debole luce di un pianeta alieno. I due specchi saranno utilizzati insieme per creare il più grande binocolo della storia. Ogni specchio avrà una prospettiva leggermente diversa sulle stelle. Le onde luminose provenienti da questi due punti separati verranno combinate per rilevare la luce di un pianeta distante. La difficoltà nel tentare di vedere pianeti extrasolari è che possono essere un milione o anche un miliardo di volte più deboli della loro stella. Quindi, qualunque bagliore della stella ostacola l'osservazione del pianeta. C'è un trucco per liberarsi della luce della stella senza eliminare quella del pianeta. E quello che si può fare è combinare le onde dai due specchi in modo che le creste d'onda di uno specchio si sovrappongano alle gole che provengono dall'altro specchio. Quando si sommano, la luce della stella si annulla. Quindi si può ridurre la luce della stella di migliaia o decine di migliaia di volte in modo da lasciar rilevare quella del pianeta. Per poter veramente trovare pianeti, il telescopio di Angel ha bisogno di un trucco addizionale, oltre ad avere due occhi. Tutti i telescopi terrestri vedono uno scintillio nella luce delle stelle, una distorsione dovuta a strati d'aria di temperature diverse. Angel farà in modo che le stelle non scintillino. Ci riuscirà con piccoli specchi nel telescopio che cambieranno la forma 1000 volte al secondo. Ecco come si vede una stella guardando attraverso l'atmosfera. E ora è attivo lo specchio inclinabile che rende più nitida l'immagine. Se il telescopio binoculare di Angel funziona come progettato, sarà capace di analizzare la luce proveniente da mondi alieni per ottenere la prima informazione mai ottenuta sulla loro chimica e i possibili segni di vita. La scienza di altri mondi sta entrando in una nuova era. Quello che per me è più eccitante è che possiamo andare oltre la speculazione. Possiamo fare delle misure. Quello che sta motivando Angel è la prospettiva di una risposta vera, una vera prova di vita su altri mondi. Che cosa permette alla vita di esistere sulla Terra? Uno dei fattori è che oggi il nostro sistema solare è quieto e ordinato. I nostri pianeti non si scontrano tra loro o con il Sole. La Terra e i suoi pianeti vicini hanno le stesse stabili condizioni da miliardi di anni e quindi hanno dato alla vita molto tempo per evolversi. Ma i mondi alieni che stiamo scoprendo sono molto diversi. Possono appartenere a sistemi solari caotici come un gioco di biliardo cosmico. L'astrofisico Doug Lean crede che un sistema planetario tipico potrebbe essere un luogo pericoloso dove i mondi si scontrano. Pianeti enormi possono vagare senza rotta. La vita sarebbe impossibile in un sistema solare così instabile.
Anche il nostro sistema solare potrebbe essere stato caotico molto tempo fa. Giove potrebbe essere il superstite di una stirpe violenta di pianeti di tipo gioviano. È molto verosimile che la maggior parte di questi pianeti gioviani si siano scontrati con il Sole e che quelli che vediamo oggi, Giove e Saturno, siano gli ultimi sopravvissuti. Doug Lean sa che i pianeti possono migrare perché i mondi alieni scoperti spesso orbitano troppo vicini alla loro stella. Fa troppo caldo perché si siano formati lì. In un sistema planetario giovane, un pianeta grande come Giove potrebbe attrarre gas e polvere vicini e quindi perdere energia. Attraverserà le orbite di altri pianeti mentre cade a spirale verso la sua stella. Un pianeta piccolo, simile alla Terra, nel suo percorso potrebbe essere distrutto in due modi. Potrebbe essere lanciato fuori dal sistema planetario. Oppure la gravità del pianeta più grande potrebbe mandarlo a morire contro la propria stella. I pianeti piccoli come la Terra sono minacciati anche da asteroidi e comete, e stranamente un pianeta pericoloso come Giove potrebbe allora giocare un ruolo di protezione. Nel 94 Giove ha compiuto il suo ruolo di protettore cosmico catturando la cometa Shoemaker-Levy e spezzandola in molti frammenti. Poi Giove catturò tutti i pezzi, uno alla volta, come se fossero mosche. Ogni frammento colpì Giove con una forza equivalente a 25 miliardi di tonnellate di tritolo. Uno qualunque di questi impatti sulla Terra avrebbe provocato un cataclisma. Con la stirpe dei pianeti gioviani non possiamo convivere, ma non possiamo neppure vivere senza. Un pianeta piccolo potrebbe avere bisogno di un pianeta enorme che lo protegga. I nuovi pianeti alieni ci stanno dicendo che il nostro sistema solare potrebbe essere insolitamente calmo. Molti nuovi mondi ruotano in orbite senza controllo, altri sono caduti a spirale verso la loro stella. Molti possono aver ridotto i pianeti più piccoli in frammenti. Scopriamo le vite turbolente di altri sistemi planetari e stiamo anche scoprendo che la loro formazione può essere altrettanto estrema. Gli scienziati hanno le idee chiare su come si formano i pianeti. Tutto ciò di cui si ha bisogno è di una nube di gas e polvere. La gravità fa il resto mettendo insieme la materia in un disco piatto e in rotazione. La stella si forma nel rigonfiamento al centro, i pianeti si formano all'esterno. Non è un caso che i pianeti di un sistema planetario si trovino su uno stesso piano e orbitino nello stesso senso. Immagini recenti hanno rivelato una fase sorprendentemente turbolenta nello sviluppo dei sistemi planetari, un'era in cui enormi getti di gas scintillante sfuggivano dai poli delle stelle. Ma una fase successiva della vita di un sistema planetario sorprese anche l'astronomo che la scoprì. Ricordo ancora perfettamente il momento in cui stavamo guardando attorno a questa particolare stella. Cambiamo la macchina fotografica e improvvisamente era lì. Eravamo molto eccitati. Corsi in cucina, chiamai tutti i miei collaboratori e restammo tutti lì intorno a esprimere stupore e meraviglia per un po'. La cosa eccitante era che avevamo visto un disco nel quale vi era un grande buco. Un buco poteva essere causato e mantenuto solo da un pianeta non visibile. Koerner non solo aveva visto la nascita di un sistema planetario, aveva anche trovato un nuovo tipo di prova dell'esistenza di mondi alieni. I dischi stessi costituiscono segni indiretti dell'esistenza di pianeti, come le stelle che oscillano a causa della loro influenza. Anche se tutti i sistemi planetari si formano in modo simile, i mondi nuovi che abbiamo scoperto eccellono in varietà. Per Koerner, questa è la sorpresa più grande. Questo è ciò che stiamo scoprendo, il contesto del nostro sistema solare nella straordinaria diversità di sistemi planetari extrasolari. All'osservatorio Leak, Bill Borucki sta provando un nuovo metodo per scoprire pianeti. Ok, dovrebbe funzionare. Va bene, vado a dare un'occhiata a quel filtro. Credo che abbia delle macchie, va pulito. Va bene, se hai un altro filtro è meglio.
Sì, abbiamo questi filtri qui. Un pianeta che passa tra la sua stella e la Terra scherma parte della luce della stella. Puoi spostarlo più in là, va bene. Prendi la parte sinistra questa volta. La stella sembrerà diventare meno brillante per alcune ore e poi si riaccenderà. Bene. Il metodo che stiamo utilizzando è semplice da capire. Persino Giordano Bruno, molte centinaia di anni fa, avrebbe potuto capirlo e probabilmente l'avrebbe apprezzato. Borucki cercherà eclissi in miniatura di stelle distanti. Una stella verrà parzialmente oscurata dal passaggio di un pianeta di fronte ad essa. Soltanto un sistema planetario su 10 sarà nella posizione giusta per oscurare la luce della stella. Quindi Borucki deve creare una grande rete. Misurerà la luminosità di 4.000 stelle una notte dopo l'altra. Procediamo. Più grande è il pianeta e più verrà oscurata la stella. Sembra andare bene. Okay. Il metodo di Borucki sarà il primo a rivelarci la dimensione di un mondo alieno. Qui siamo nella stanza di controllo, se non cado. È perfettamente complementare al metodo di Debra Fischer e della sua squadra. Loro si occupano della massa del pianeta. Il nostro metodo ci dà la dimensione del pianeta. Se uniamo i risultati, scopriamo la densità. Sì, cambierò. Possiamo dire se il pianeta è un gigante gassoso come Giove o è una roccia calda. Dopo 2 anni di ricerca, Borucki finalmente ha dimostrato che il suo metodo funziona. La luce di una stella si è affievolita e ha ripreso a brillare seguendo un periodo regolare dovuto all'orbita di un pianeta distante. A quasi 400 metri dall'osservatorio Leak, Debra Fischer si prepara per una nuova nottata a caccia di pianeti. La luce del telescopio carambola fino a questa stanza nel sottosuolo. Fischer mette a punto la sua attrezzatura per assicurare la precisione delle misure della velocità della stella. Ha già fatto parecchie scoperte, ma ora sta cercando qualcosa di più importante. Non si accontenta di trovare un altro pianeta, vuole un intero sistema planetario. Si sa dell'esistenza soltanto di un sistema planetario alieno. Scoperto nel 1991, è uno degli oggetti celesti più strani. Un radiotelescopio stava ascoltando segnali interessanti. I segnali parlavano della morte di 2 stelle e della nascita di 3 pianeti. Tempo fa, 2 piccole stelle in orbita reciproca si unirono, generando una supernova. L'esplosione creò una pulsar, il resto di una stella in rapida rotazione. Dalle ceneri dell'esplosione nacquero 3 pianeti. Questo è il primo sistema planetario scoperto oltre al nostro. Se il fascio di una pulsar, un fascio mortale, dovesse colpire i pianeti, li farebbe diventare caldi come la Terra, ma inospitali come il cuore di Chernobyl. I pianeti di una pulsar sono mondi morti che orbitano intorno a una stella morta. Ma Fischer ha lo sguardo fisso su una stella brillante con un'oscillazione che non può essere causata da un solo pianeta. Fischer ha trovato un nuovo sistema planetario intorno a una stella chiamata Upsilon Andromede. C'è un momento quando ti senti finalmente soddisfatto. Ah, quello che ho fatto è bello, va bene e tutto sembra a posto. Poi 5 minuti dopo ti viene una sensazione di sconcerto, di stupore, quando pensi a quali potrebbero essere le implicazioni. Fischer e la sua squadra hanno fatto una scoperta notevole. Il primo sistema planetario intorno a una stella brillante. I pianeti interni orbitano talmente vicini alla stella che potrebbero provocare eruzioni stellari di dimensioni titaniche. Il pianeta potrebbe mostrare sempre la stessa faccia alla sua stella, creando un'atmosfera in ebollizione che potrebbe contenere anche nubi di ghiaccio. Il mondo a metà strada potrebbe avere lune grandi come Marte, alcune con atmosfere proprie. Il mondo più esterno, infine, potrebbe avere lune enormi ricoperte di ghiaccio, mondi che richiamano alla mente il satellite Europa di Giove.
Il nuovo sistema solare di Fischer intorno a Upsilon Andromede sembra dimostrare che in ogni luogo dove potrebbero esserci pianeti, ci sono davvero. Era incredibilmente eccitante sentirlo. Questo significa che la formazione dei pianeti è semplice, molto più semplice di quello che pensavamo. Nessuno dei nuovi mondi scoperti finora è piccolo come la Terra. Scoprire un pianeta è più semplice quando è abbastanza grande da provocare un'oscillazione significativa nella sua stella, come lo spostamento a 50 km l'ora che crea la gravità di Giove sul Sole. Possiamo arrivare a misurare oscillazioni al di sotto dei 5 km l'ora, segno di un pianeta di media grandezza come Saturno che fa oscillare la sua stella. Ma siamo in grado di trovare un'oscillazione causata da un pianeta delle dimensioni della Terra che sposta il Sole solo a 300 metri l'ora? È improbabile che la velocità della stella possa mai essere misurata con tanta precisione, perché la sua stessa superficie diventa torbida, confondendo le misure. Programmato per essere lanciato nel 2011, il Terrestrial Planet Finder sarà un telescopio orbitante fatto di specchi che volano in formazione serrata. La luce degli specchi verrà combinata per annullare, come non è mai stato fatto prima, il luccichio delle stelle lontane. Con un po' di fortuna vedremo la prima immagine dettagliata di un pianeta simile alla Terra, una sorella, un cugino del nostro pianeta. Comunque esso possa apparire, la scoperta aprirà una nuova epoca. Ci sentiremo meno unici, ci sentiremo anche meno soli. Avremo fatto un passo gigantesco verso la completa vendetta di un eretico. Giordano Bruno scrisse: «Gli innumerevoli mondi nell'universo non sono né peggio né meno abitati della nostra Terra. Distruggete le teorie che pongono la Terra nel centro dell'universo». 4 secoli più tardi, è difficile immaginare quanto pericolose sembrassero le sue idee. Tutto quello che stiamo trovando ci dice che ogni stella, simile al nostro Sole, ha pianeti che le orbitano intorno. So che ci sono 200 miliardi di stelle nella nostra galassia, la Via Lattea, e quindi ci sono miliardi di possibilità di vita, perché l'evoluzione trovi un appiglio su uno di questi pianeti. Ciò cambia la mia prospettiva, il nostro ruolo nell'universo come esseri umani. Siamo soltanto un caso fortuito? Siamo una specie di strano incidente nell'universo che va molto oltre la comprensione? Oppure questo universo abbonda di vita come la nostra? È vero, questo universo è ricco. Non importa quanto stiamo a pensare a cosa può succedere lì. L'astronomia continua a fare nuove sorprendenti scoperte. Galileo disegnò carte di mondi alieni soltanto 10 anni dopo la morte di Giordano Bruno. Le pagine dei suoi quaderni rivelarono 4 lune di Giove scoperte con un'invenzione che Bruno non visse abbastanza per poter vedere, il telescopio. Galileo considerò questi mondi nuovi la più importante scoperta della sua vita. Dovevano passare quasi 4 secoli prima di riscoprire altrettanti pianeti in un solo anno. Una nuova generazione di scopritori di pianeti in un breve lasso di tempo ha scoperto più mondi in orbita attorno ad altre stelle di quelli che orbitano intorno al Sole. Pensavamo che il nostro sistema solare fosse unico. Ora sappiamo che i sistemi planetari probabilmente sono tanto comuni quanto le stelle. I mondi alieni che abbiamo scoperto mostrano che un sistema planetario tipico nasce violentemente e poi impiega molto tempo per trovare la quiete. La parola pianeta originariamente significava vagabondo e stiamo scoprendo che mondi molto lontani hanno vagato molto più di quanto credevamo possibile. Abbiamo scoperto che i pianeti giganti controllano il destino dei mondi più piccoli, a volte proteggendoli, altre volte distruggendoli. I nostri nuovi pianeti alieni costituiscono una scoperta che va molto oltre le invenzioni della fantascienza. Alcuni pianeti potrebbero essere ricoperti da un oceano di roccia liquida nella quale piove acido solforico. Altri mondi espulsi dal loro sistema planetario potrebbero vagare come orfani attraverso gli spazi gelidi della nostra galassia. E altri pianeti sono talmente caldi che quando piove non è acqua, ma sabbia, quella che cade dal cielo.
Altri mondi ancora, grandi come Nettuno, nelle loro atmosfere possono forgiare diamanti che poi piombano verso il suolo, anch'esso duro come un diamante. I nuovi pianeti alieni, pur con tutte le loro stranezze, potrebbero non essere inadatti per la vita. Perché il nostro stesso pianeta ci ha dimostrato che la vita può fiorire nei luoghi più estremi che abbiamo esplorato. Giordano Bruno morì per la sua convinzione che altri mondi orbitassero intorno alle altre stelle. La terribile ironia è che lui pensava che tutto questo aggiungesse magnificenza all'opera del Creatore. Giordano Bruno scrisse: «Dio è glorificato non in uno, ma in innumerevoli soli, non in una sola terra, un solo mondo, ma in migliaia, migliaia, io dico, in un'infinità di mondi. Migliaia, milioni. Non importa quanti ne esistano, i mondi del nostro universo ora ci fanno cenno perché li troviamo, li studiamo e celebriamo il loro splendore».